C'è chi tradisce solo con la fantasia e chi si lascia andare alla passione. Quando voglio qualcosa io me lo prendo. Chi tradisce per noia e chi per rabbia. Chi tradisce da sempre e chi una volta sola e mai più. Io non è che ero gelosa, ero gelosissima. Perché ci sono mille modi di tradire. Queste sono storie di alta infedeltà. Solo a vederla mi veniva l'acquolina in bocca. Giuseppe ha 30 anni ed è un provetto pasticcere. Antonina, detta Nina, di anni ne ha 28. Nina lavora nella pasticceria di suo padre ed è qui che ha conosciuto Giuseppe quando si è presentato in cerca di un lavoro. È un bidazzo, forte. Io subito mi sono innamorata. Non mi levava gli occhi di dosso, io l'avevo capito che c'era qualche cosa, però figurati, mettermi con la figlia del proprietario. L'ho dovuto corteggiare io, perché si aspettava lui. L'intraprendenza di Nina ha dato i suoi frutti. Nina e Giuseppe sono felicemente sposati da 3 anni. Dopo il matrimonio, il papà di Nina, diciamo che si è defilato piano piano dalla pasticceria, ha lasciato le redini a sua figlia e giustamente anche a me. Io in pasticceria fondamentalmente stavo al banco. Tutto ciò che riguardava il laboratorio, la preparazione del dolce in sé, era cosa sua, perché lui era il talento. Stare tutto il giorno in pasticceria con mia moglie sicuramente era una cosa bella, però più la sua gelosia alcune volte non è che mi faceva respirare così bene. Quando entravano se lo guardavano, ammiccavano, a me saliva il sangue al cervello quando vedevo queste cose. Per me le donne sono come dei dolci e Nina per me era di più, era una granita siciliana doc al limone. Bella, fresca, dissetante, ma con quella punta di amaro che ti poteva ammazzare. Gelosia a parte, la vita di Giuseppe e Nina scorre tranquilla, fin quando... Un giorno è arrivata una forestiera. Matilde, 37 anni, veneta, si è appena trasferita a Catania. Un anno sono andata in vacanza con una mia amica e ho deciso che mi dovevo trasferire a Catania perché mi sono innamorata per il sole, per la luce, la gente e il mangiare, perché io adoro mangiare. Matilde ama i dolci. Esplorando le pasticcerie di Catania si imbatte in quella di Giuseppe e Nina. Era il giorno della Befana, ma lei Befana non era, anzi bella, bianca, morbida, prosperosa. Invece pensare subito a un cannolo. Portava questo vestito che era a momenti 4 taglie più piccolo della taglia sua, ma dico io poi, ma vuoi apparire, ma almeno vestiti di classe. Ho cominciato con il mio bignè alla crema e poi mi ha fatto assaggiare il cannolino in realtà, una cassatina, il gelato al pistacchio. A me il fatto che ogni dolce che assaggiava mi diceva che era un capolavoro, a me mi lusingava, insomma... Si era creato una sorta di feeling tra me e lei. Ogni volta che assaggiava un pezzo di dolce era buonissimo, favoloso questo. Io non ci ho visto più. Insomma, al 6° dolce avevo deciso che quella sarebbe stata la mia pasticceria a Catania. Matilde diventa presto un'abitué della pasticceria. Quasi ogni mattina passa a fare colazione e comprare paste. Era una cliente ideale, ma una cliente molto esigente. Giuseppe, però, il cannolo mettici un poco più di cannella, un poco più di cioccolato. Gli davo dei consigli, lui li recepiva tutti. E poi aveva un modo tutto speciale di avere a che fare con me. È così dolce che ci avrei dato un morsetto volentieri anche a lui. Lei è quella che dico io, il contrario della donna Cristino. Mangiava, ma le piaceva mangiare, cioè trasmetteva felicità. Era sempre lì. È vero che ci svuotava praticamente la pasticceria, però a me questa mi pesava proprio.
Un giorno Matilde venne e mi fece più complimenti del solito. Quando se ne andò, Nina impazzì completamente. Venne da me e mi fece un cazzatone incredibile. Giuseppe, non si può andare avanti così. Basta! Ritorna al rapporto cliente-pasticcere. E così da quel giorno, per quieto vivere, io gli ho dovuto dire che a Matilde le avrei detto solo buongiorno e buonasera. A un certo punto Giuseppe è cambiato nei miei confronti. Giuseppe, dopo quella cazziata, si era un attimo ridimensionato. Giuseppe e Nina sono sposati da 3 anni e gestiscono una pasticceria a Catania. L'arrivo della golosa e forestiera Matilde, palesemente interessata al pasticcere, oltre che alle paste, lusinga Giuseppe, ma infastidisce Nina. La gelosia fa presto a insinuarsi tra marito e moglie, ma un nuovo imprevisto avvenimento sta per scombinare le carte in tavola. Un giorno esco con il mio motorino per fare una consegna e crack, una macchia d'olio e sono caduta per terra. Ho pensato al peggio, poi alla fine sono andato all'ospedale, hanno detto che era solo una slogatura alla caviglia e che doveva portare il tutore per una decina di giorni. Il dottore mi aveva detto di stare assolutamente a casa a riposo. Una seccatura, dovevo rimanere 10 giorni in pasticceria da solo. Ma per Matilde quella non è affatto una seccatura, anzi. E quando me l'ha detto ho pensato, yes! Come mi dispiace, poverino, rimarrai da solo in pasticceria. E allora io l'ho un po' provocato. Insomma, alla fine mi fa, se vuoi dopo il lavoro io passo e ti insegno a fare dei dolci veneti. E gli ho detto, insomma, che quello era il momento giusto per approfittarsi di me. Era, come dirti, spudorata. Mi dice che in orario di chiusura sarei potuta andare in pasticceria e mi avrebbe fatto assaggiare un dolce che non avevo mai assaggiato. Matilde esce dalla pasticceria soddisfatta e, come promesso, all'orario di chiusura del negozio è di nuovo lì. Io a Nina l'amavo pure, le volevo un bene dell'anima, ma mettete nei miei panni. Matilde per me era come una torta ricotta e cioccolata che mi diceva mangiami. Lui sapeva perché ero lì e quindi è venuto tutto molto naturale. Non ci siamo detti una parola, non c'era bisogno di dire niente. Chiudo la porta a chiave, la porto sul retro del laboratorio. Ero molto curiosa di sapere se il pasticcere era buono come i pasticcini. Giuseppe e Matilde liberano la fantasia e bustano una ghiotta e voluttuosa storia di alta infedeltà. E così da quella sera è cominciata. Tutte le sere continuavamo questa sperimentazione sessual culinaria. Mi faceva impazzire. Ci trovavamo sempre nel laboratorio di pasticceria perché io avevo affittato una piccola stanzina da una signora anziana e certamente non potevo portargli l'amante. Quando tornavo a casa e vedevo Nina, confesso che mi sentivo un topo di fogna. Però io questa storia non mi prendeva. Per me Matilde era una boccata d'aria fresca. Giuseppe ormai tornava tardi ogni sera. E ogni sera però aveva una scusa buona da dirmi. Una volta mi si è rotta l'impastatrice o mi si è sciolto il gelato. Però io c'avevo un tarlo fisso nel cervello che mi martellava dalla mattina alla sera.
Non lo so, c'era qualcosa che a me mi puzzava, non mi tornavano le cose. Quel tarlo si chiama gelosia e Nina, a una settimana dall'incidente, proprio non riesce a tenerla a bada. Una sera, con tutto il tutore, sono scesa di casa e mi sono avviata verso la pasticceria. Il problema al piede, Nina raggiunge la pasticceria dove intanto... Però c'era una luce che filtrava dal laboratorio, al che ho detto dentro di me, basta, entro. Ma non trovavo le chiavi. Sbrigati, amore mio, perché c'è mia moglie che mi aspetta a casa. Ho rivoltato la borsa, sono riuscita a trovare le chiavi, infilo la chiave, entro. Volevo scomparire, mi sentivo male, mi stavo sentendo proprio male. Stavano insieme. Nina e Giuseppe gestiscono insieme una pasticceria a Catania. L'arrivo di Matilde, una nuova cliente, accende le fantasie di Giuseppe e scatena la gelosia di Nina. Quando un incidente costringe Nina a casa, tra i due non c'è più alcun freno al desiderio. Ma l'ennesima sera che Giuseppe si trattiene in pasticceria con Matilde, Nina decide di fargli un'improvvisata. Giro e mi ritrovo Nina davanti. Io mi sono sbiancato, sembravo Casper. Lui era bianco dalla paura. Però era solo. Matilde era appena uscita. La facevo entrare e uscire dal retro del laboratorio. Nina ha iniziato a farmi l'interrogatorio. Ma che cosa ci fai a quest'ora ancora qui? Tutto quanto sporco di farina, e quello e quell'altro. Pensava di far parlare a me. A me? Mai. Io avevo la risposta prontissima. Lui praticamente mi aveva tenuto nascosto che si stava preparando per i campionati di pasticceria. Volevo partecipare al campionato italiano di pasticceria, che si sarebbe tenuto a Palermo. Volevo diventare ricco e famoso, ma non solo per me, per noi due. Io volevo fare questa sorpresa, perché io mi sono sentita un po' cattiva dentro. Avevo evitato la tragedia, però mi ero pure complicato la vita, perché A, addio seratine con Matilde, e B, mi dovevo pure iscrivere a sto campionato. Per i due amanti diventa complicato continuare a vedersi. Nina riprende anzitempo il suo posto in pasticceria, un po' per gelosia, un po' per necessità. Io poi sono ritornata in pasticceria perché si avvicinava la festa di Sant'Agata. La festa di Sant'Agata è molto sentita da noi. I pasticceri devono lavorare il triplo di come lavorano solitamente, perché bisogna preparare le minuzze di vergine. Sono delle piccole cassatine ricoperte di zucchero con una ciliegina sopra, a ricordare proprio il seno femminile. Mentre cerca di fare spazio in uno dei frigoriferi, Nina nota un paio di minuzze diverse dalle altre. Ce n'erano due, un po' più grandi, e su una c'erano tre gocce di cioccolato intorno a questa ciliegina. Io lì per lì non ci ho dato più di tanto peso. Il piccolo mistero si svela il giorno di Sant'Agata, quando Matilde si presenta in pasticceria. Mi mancava, non posso negarlo. Per farle capire che mi mancava, le ho preparato un omaggio. Erano due minuzze speciali, più grandi del solito, perché volevo ricordare proprio i suoi seni. E avevano anche tre gocce di cioccolato proprio uguali ai suoi nei.
Giuseppe sparisce nel laboratorio e mi porta questo pacchettino. Anche se molto indaffarata, Nina nota la strana manovra di Giuseppe. Lì ho detto, c'è qualcosa che non va. Mi sono insospettita. Mi ritornano in mente le due minuzze. Ritorno in laboratorio, apro il frigorifero e vedo che le due minuzze non c'erano più. Ricollego tutto. Appena abbiamo avuto due minuti da soli, mi ha preso e mi ha detto: ma tu che cosa hai fatto? Gli ho chiesto come mai avesse preparato queste minuzze, perché queste minuzze erano più grandi delle altre. Ho detto: a me che colpa mia? È stata esplicita richiesta sua. Io solo ho fatto solo il mio lavoro. Giuseppe para ogni colpo e con molta pazienza riesce a domare ancora una volta la furia di sua moglie. Era una mattinata tranquilla in pasticceria, quando a un certo punto squilla il telefono, rispondo, ed era Matilde. Ricevere quei dolci mi aveva fatto voglia di rivedere Giuseppe. Lei voleva passare con me un'intera notte, come due perfetti amanti. Allora mi è venuto subito un'idea. Campionato italiano di pasticceria. Questo concorso a Palermo sarebbe durato 3 giorni. Quindi noi non avevamo solo un giorno, ma erano 3 giorni e 3 notti. E io non vedevo l'ora. Così, qualche giorno dopo, Giuseppe si dedica a elaborare dei dolci da presentare al concorso. A Nina l'onore di assaggiare. Erano delle creazioni favolose esteticamente. Cioè, il palato urlava. Vedrai che tornerò vincitore. Ritornerai. Quello si pensava che andava da solo a fare la gara. Non aveva capito proprio niente. Voleva venire pure lei. Io ho detto, amore mio, ma sei sicura? Vuoi lasciare la pasticceria chiusa 3 giorni? E lei mi fa, la pasticceria è mia e decido io che cosa fare. Troppo gelosa, poi non l'avrei mai mandato da solo. Rassegnato, qualche ora più tardi, Giuseppe avvisa Matilde dell'imprevisto. Ho chiamato Matilde e le ho detto che il nostro dolce a Palermo non potevamo più mangiarcelo. A me è salita proprio una rabbia, un senso di frustrazione, perché io poi 3 giorni li volevo fare. E io detesto rinunciare a quello che voglio, anzi io non rinuncio a quello che voglio. Giuseppe sembra ormai aver voltato pagina e si dedica ai preparativi del concorso insieme a sua moglie, finché non arriva una telefonata. Avevano chiamato da un lussuoso hotel di Taormina, dicendo che ci stava un congresso e volevano fare un buffet di dolci infiniti. La direttrice dell'hotel, una catanese, aveva assaggiato e apprezzato le creazioni di Giuseppe e perciò ha deciso di rivolgersi a lui. Questa chiaramente era un'occasione d'oro per la pasticceria. Quel congresso capitava giusto appunto nei 3 giorni del campionato italiano di pasticceria. Io ci ho riflettuto, però poi ho detto a Nina, senti, io a Palermo non ci vado. A me mi dispiaceva troppo per mio marito, cioè era davvero preso per questo campionato. Nina allora ha un'idea, chiede a suo padre di rimettersi a fare il pasticcere per evadere quell'ordine. Ho detto, Giuseppe, stai tranquillo, vai a fare questo campionato, tanto in pasticceria ci siamo io e mio padre, ce la caveremo benissimo anche da soli. La situazione si era ribaltata a mio favore nel giro di un secondo. Ora potevo andare sia a Palermo, ma andarci pure con Matilde. Io credo che in amore in guerra tutto è concesso. Ho chiamato un'amica e gli ho chiesto di fingersi la direttrice di un prestigiosissimo hotel di Taormina e fare un grosso ordinativo alla pasticceria di Giuseppe. Se solo avessi saputo che scherzo mi aveva combinato. Giuseppe è via da appena un giorno. In pasticceria c'è un gran fermento e il padre di Nina fa confusione, prepara delle paste diverse da quelle richieste dall'hotel. Al che, per rimediare al danno, decido di telefonare l'hotel per dirgli che ci sarà questa variazione nel menù. Ma l'assistente della direttrice cade dalle nuvole. Non solo non hanno fatto alcuna ordinazione, ma non c'è nessun congresso. Metto giù il telefono e inizio a impazzire. Prendo allora un attimo di calma e inizio a ricostruire il puzzle. Mio marito era a Palermo.
ma Matilde quel giorno non se l'ha fatta vedere. Non era venuta a fare colazione come sempre. Nina non perde tempo. Prima cerca conferma alla sua ipotesi, chiamando la signora presso cui vive Matilde e senza fatica trova il suo numero perché è un'assidua cliente della pasticceria. La signora Matilde è fuori città per un paio di giorni. Beh, il quadro è chiaro. Mio marito a Palermo, lei fuori città, stavano insieme. Poi si mette in macchina e imbocca l'autostrada per Palermo. La bella pensata di farmi l'ordinativo l'avevano avuta loro. Nina raggiunge l'hotel di Palermo, dove si svolge il concorso di pasticceria, e aspetta. Quando li ho visti, lui e lei mano nella mano, ho provato un'immensa rabbia. Però non ho fatto scenate di gelosia, avevo in serbo altro. Tutto è pronto per la finale del campionato di pasticceria. Tra i finalisti c'è anche Giuseppe, che emozionatissimo presenta i suoi dolci ai giudici. Ero proprio orgoglioso di me. Se vincevo, tornato a Catania, non avrei mai più tradito Nina. Giuseppe è concentrato sul giudice che sta per assaggiare il suo dolce e non si accorge che nel frattempo in sala... Io ero seduta dietro Matilde. Il primo giudice prende il cucchiaino e inizia ad assaggiare. Se lo porta in bocca. Poi a un certo punto mi fa una faccia strana, trabuzza gli occhi e sputa. E io non capivo perché... Cioè, Giuseppe è un pasticcere straordinario. Loro avevano una reazione come se avessero mangiato un topo morto. Il secondo giudice si avvicina. Odora soltanto. Mi fa una faccia anche lui più schifata e mi dice: questo è inammissibile, ma che cos'è, uno scherzo? Ero andata di nascosto nella cucina dell'hotel e ci avevo spruzzato dentro delle fialette. Le avevo sabotate. Volevo scomparire. Mi sentivo male, mi stavo sentendo proprio male. Come godevo a vedere l'umiliazione in faccia a mio marito. Ma non finisce qui. Un pezzo di torta modificata è lo strumento per completare la vendetta. Ora tocca a Matilde. Mi sono vergognata da morire. Io ho sbagliato, lo so. Però mia moglie si è vendicata in maniera molto cattiva. Da quel giorno la mia reputazione come pasticcere era uguale a zero. Non lo perdonerò mai. Lo rifarei altre 100 volte. Mai. Mai perdonare una cosa del genere. Giuseppe ha lasciato per sempre Catania, si è trasferito a Milano e lavora in un'azienda che produce colombe pasquali. Sogna di poter aprire un giorno una pasticceria tutta sua. Nina ha frequentato una prestigiosa accademia di pasticceria e ha preso in mano le redini della sua attività. Adesso ha 3 negozi e un nuovo amore. Matilde ha presto capito che a Catania non tirava più aria buona per lei. Si è trasferita a Palermo e ha puntato il banconista della rosticceria sotto casa.